Ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione sportiva di Molise TV. Apriamo parlando del Campobasso. La situazione che riguarda il nuovo Campobasso Calcio si fa sempre più nera. Ascoltiamo a tal proposito la seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato al presidente rossoblù Giulio Di Palma. Lei ha amareggiato anche col comune di Campobasso che aveva preso accordi circa anche alcuni, la cittadella dello sport e altri impegni che non sono stati mantenuti. L'assessore qui dice che vuole spiegazioni. Lei che cosa dice? No, quello della cittadella dello sport era il patto, è sempre stato il patto pubblico-privato per poter riuscire a portare a Campobasso appunto alcuni investitori che attraverso un progetto che andrà poi a beneficio dell'intera città, non solo di chi va a vedersi la partita, si riuscirebbe anche a dare una mano e solidità, maggiore solidità economica alla principale squadra di calcio, qualunque essa sia, non deve necessariamente chiamarsi di nuovo, alla principale squadra di Ma calcio. questa è la prima cosa che sul piatto avete messo, diciamo, in palio per poter andare avanti, oppure si può aspettare con calma? È fin dal primo giorno, e ancora in tempi non sospetti, ancora a febbraio, sono iniziato a venire, mi sembra a fine febbraio, se non ricordo, e fin dal primo giorno io ho sempre detto, guarda che per me questo è un tassello importante. Ampie rassicurazioni, grande disponibilità, a cui io ho sempre creduto e credo tuttora. Ma soprattutto quando poi si ha a che fare con investitori, insomma, asettici, dove il calcio è solo uno strumento, come accade poi in tutti, insomma, i business del mondo. Presidente, un'altra Naturalmente. cosa, i tifosi hanno manifestato ovviamente in negativo e sono preoccupati. Lei pensa di poterli incontrare nel giro di poche ore perché i tempi sono ristretti oppure non può venire in Molise? No, beh, io ho il programma di venire la settimana prossima, e questo però l'ho già detto, insomma, qualche giorno fa. Incontrare non so a che titolo, non credo. Io non ho problemi perché contrariamente a qualcuno, anche tra i tifosi, io gioco a carte scoperte. E anziché tirare lunghi i brodi, quando è emersa la difficoltà, insomma, l'imprevisto di Equitalia, io ho subito detto a gran voce, ragazzi, è successo questo, io non ce la faccio. Non, senza prendere in giro nessuno, senza accampare scuse, senza tirar fuori, inseguire il socio che sta arrivando e che non arriva mai. Io ho detto che oggi è successo questo, 700.000 euro cash, subito, prima di fare qualsiasi altra cosa, ho detto è fuori la mia possibilità, fine. Però non è che ho buttato tutto il gabinetto, perché sto comunque lavorando, facendo una serie di adempimenti della No, Lega, però quindi siccome insomma. scade il 30, lei non è che forse è opportuno che venga prima del 30 a Campobasso, perché per vedere anche se poi qualcuno vuole aiutarla o stare in mezzo anche alla gente, se no se viene la settimana prossima i giochi sono fatti. Ah, beh, ma sai, in questo momento, sai, io poi non è che sia un po' un gran romantico. In questo momento ci sono 700.000 euro? No. E per cui venire il 30, il 2 o il 28 non cambia assolutamente nulla. Non cambia assolutamente nulla. Quindi entro il 30 non si farà nulla alla Lega. Se non si risolve, ma così, perché così dice la legge, se non si risolve il problema Ma chi lo della deve risolvere il problema di Equitalia? Quindi società. voi, tu e Capone. La La società siete società, voi. non io. La società, no. Io, la società è la società. E la società, ma anche se fosse per me, comunque sia, Quindi dovete fare 700.000 euro per far qualcosa. 3,55, cioè dovete fare metà per uno, visto le quote. Ma insomma, io ho un po' di soldi che la vecchia proprietà aveva fatto, li ho recuperati. Certo, non credo che saranno materialmente recuperati per il 30. Ma la parte sua non ce la mette? Il piano si ripristina se si pagano tutti i 700.000 euro. Se ne pago 699.000, il piano non si ripristina. Ma non perché lo dico io, lo dice la signora delle entrate, lo dice la legge. Cioè, purtroppo è così, ma questo ce l'ha anche Iannino, lo sa benissimo anche lui. Non è che la cosa che ci inventiamo noi per mettere le mani avanti.
ma la legge dice che quando sta piantando di rientro, per ripristinare, insomma, per ripulire la posizione, bisogna pagare tutto in unica soluzione il debito che era rateizzato. Nel caso del Campobasso sono 700 e rotti mila euro. Ci sono? No. Se vengo da una mattina a Campobasso, li trovo? No. Per cui, cioè, non vedo di cosa stiamo parlando, al di là delle buone intenzioni, della buona volontà, però purtroppo ai fini pratici questa è la realtà. Restiamo a parlare del Campobasso. Angelo Di Stefano, noto ortopedico del capoluogo, sarebbe interessato ad entrare nel progetto Rosso-Blu per cercare di risanare la piaga che sta interessando il calcio nel capoluogo di regione. Secondo il medico, condizione imprescindibile per la creazione di un nuovo progetto sarebbe quella di un contributo reale e concreto da parte dell'amministrazione comunale di Campobasso. E parliamo adesso sempre di calcio, ma di Serie D. Una volta ritrovato l'equilibrio societario, ora Lagnone pensa alla rosa dei giocatori. Il servizio. Una squadra low cost, ma non per questo poco competitiva. Ecco il progetto dell'Olimpia Agnonese, targata 2013-2014. Dal punto di vista societario, i tifosi attendono con ansia la riunione che domani sera decreterà il nuovo look del consiglio direttivo, che tuttavia cambierà di pochissimo. Ci si aspetta infatti la riconferma di Carmine Masciotra al vertice del club Granata per altri 12 mesi, mentre l'operatore di mercato continuerà ad essere Maurizio Sabelli. Ed è proprio Sabelli ad essere impegnatissimo in queste ore per la caccia all'affare. Damiano Partipilo sembra avere le valigie in mano, attirato da proposte allettanti, soprattutto dal punto di vista economico. Al suo posto potrebbe arrivare il campobassano Albino Fazio, già cercato con insistenza prima della passata stagione. L'idea di Sabelli è quella di innestare Fazio per Partipilo con Ricamato e Di Lollo interni, soluzione che sconvolgerebbe di poco gli equilibri di un reparto che lo scorso anno ha funzionato nel migliore dei modi. Data per scontata la partenza di Andrea Sivilla a direzione Ancona, ora è da trovare una soluzione anche per l'attacco Granata, dal momento che durante la stagione 2013-2014 gli altomolisani non potranno essere trascinati a suon di reti dal bomber di Guglionesi. Non si conoscono ancora le sorti dell'altro bomber dell'Agnone, Bubu Keita. Il maliano, che sta facendo riabilitazione dopo aver subito un intervento al ginocchio, ancora tace su quali siano i suoi accordi con il club Granata. Si tratta di giorni caldi nella cittadina altomolisana, giorni in cui non solo dovrà essere abbozzata l'ossatura della squadra che scenderà in campo a partire dal prossimo settembre, ma dovrà anche essere ridefinito l'assetto societario. È lavoro intenso per l'Isernia, che sta già provvedendo a formare la nuova squadra che affronterà la prossima stagione calcistica. Sentiamo. Dinamismo è sicuramente questo il carattere che meglio si addice a quanto sta avvenendo a Isernia per cercare di creare un nuovo progetto calcio che possa al meglio affrontare una stagione calcistica che almeno per adesso sembra caratterizzarsi di serenità e professionismo. Caratteri che possono certo rappresentare un ottimo punto di partenza per i biancocelesti, che si avviano verso una filosofia di gestione che mira ad offrire un buon calcio. Ai comandi di Martino Scibila si stanno già effettuando studi che possano andare a comporre un assetto combattivo per meglio affrontare il campionato interregionale. La prossima settimana il nuovo staff indirà una conferenza stampa per spiegare una volta per tutte a tifosi e stampa il piano da assecondare con eventuali nuovi ingressi, da ultimo quello del nuovo tecnico Antonio Merolla. Due graditi ritorni saranno rappresentati da Edoardo Taglienti, preparatore di portieri, e Veneziale, due vecchie conoscenze del calcio pentro. Per quanto riguarda invece la rosa, una cosa è certa: la nuova dirigenza. Si ripartirà da quanto fatto di buono nella scorsa stagione e dunque viene con naturalezza pensare ad alcuni nomi che potrebbero continuare a far bene, come quelli di Albino Fazio, centrocampista campobassano, e Giuseppe Calabrese, difensore, insieme a Carmine Guglielmi. Ma naturalmente è ancora tutto da definire e nulla è dato per certo e per scontato. Solo una certezza: per il calciomercato la dirigenza provvederà ad ascoltare e a secondare le richieste tecniche del nuovo arrivato Antonio Merolla. E Davide Borrelli potrebbe arrivare presto a calcare i palcoscenici del Cannarsa. Ascoltiamo le ultime novità in questo servizio.
Il mosaico che sta costruendo il Termoli potrebbe impreziosirsi di un'altra importante tessera che porta il nome di Davide Borrelli. L'esterno offensivo di Guglionesi ha richiesto ed ottenuto un colloquio con l'operatore di mercato Pino De Filippis ed il presidente Nicola Cesare, che potrebbe portarlo in giallorosso per la prossima stagione. La parte societaria ha proposto al calciatore la sua offerta, sulla quale Borrelli rifletterà nelle prossime ore. L'arrivo di Borrelli andrebbe ad impreziosire una rosa che sta prendendo forma in maniera organizzata e ragionata, che vede nell'organico le riconferme di Mandorino, Maione, Miani, Falco e l'arrivo di Marco Testa. Vicino ad una nuova stagione in riva all'Adriatico anche il difensore campobassano Danilo Fusaro, che nei giorni a venire incontrerà il club per discutere sul da farsi. L'intenzione è quella di trattenere ancora un anno il centrale per l'ottimo rendimento avuto in giallorosso. Ma le firme potranno arrivare soltanto dopo l'apertura delle liste, che ci sarà la prossima settimana, e non si escludono ulteriori sorprese, magari con l'ingaggio di giocatori provenienti dalla Lega Pro. L'ossatura si sta definendo dal momento che De Filippis si è mosso con largo anticipo sul mercato, piazzando colpi da maestro. Nonostante il clima di spending review che caratterizza la costruzione di molte delle squadre che prenderanno parte alle stagioni 2013-2014, il Termoli certamente si ricandida ad avere un ruolo da protagonista. La ASD Arcobaleno ha organizzato il primo trofeo calcio balilla specialità a volo. A Campobasso, nel piazzale adiacente a un centro commerciale della città, sarà possibile iscriversi al torneo a partire dalle ore 12 del 29 luglio. La quota di partecipazione sarà di 15 euro a persona. Ed andrà in scena al campo sportivo Poce di Riccia questa sera la seconda giornata del girone B della 19ª edizione del torneo Madonna del Carmine. Le gare in programma vedono scendere in campo alle 20:30 ASD Farnetum Edil Serena e alle 22 fuori gioco Olimpia Junior. E domenica pomeriggio all'antistadio Selvapiana andrà in scena la prima edizione del trofeo per club Molise. A scendere in campo saranno le rappresentative dei maggiori club molisani: Juventus Club Campobasso, Milan Club Campobasso, Napoli Club Passion Campobasso ed Interclub Peppino Prisco di Acquaviva di Isernia. Il fischio d'inizio della prima gara del quadrangolare è previsto per le 17 e l'ingresso alla manifestazione è gratuito. Bene, era questa per oggi la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Molise TV.